Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Anche se poi come fare proprio non sarà oggi, però parliamo degli strumenti che ci servono per poter lavorare la nostra lana, per fare i nostri lavoretti a maglia, ed oggi parliamo dell'uncinetto Amour della Clover. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Ed ecco nel dettaglio gli uncinetti Amour della Clover. Come vediamo dal numero 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 e 6 hanno tutti la punta in alluminio. Vediamo invece anche gli altri numeri che sono dal 7, 8, 9, 10, 12 e 15. E questi invece hanno la punta in plastica rigida. Vogliamo vederli anche meglio nel dettaglio. Apriamone uno e vediamo un pochettino come si presentano. La cosa importante di questo uncinetto è che è un uncinetto ergonomico. Come si vede, abbiamo preso quelli che vanno dal 7 al 15 che hanno la punta in plastica rigida. Il manico è ergonomico e soprattutto ha un'impugnatura che fa in modo che questo uncinetto sia comodissimo nella lavorazione sia a penna che a coltello, e soprattutto c'è una grande particolarità che differenzia molto questo uncinetto, ed è che la parte dell'uncinetto è inserita all'interno di questo manico ergonomico bensì fino alla fine. Molti uncinetti hanno semplicemente una parte di 2-3 cm che viene inserito nel manico, invece questo ha per ben 2/3 della sua lunghezza tutto inserito all'interno di questo manico ergonomico. Un'altra cosa particolarissima sono, come avete visto, i colori, che ce ne sono tantissimi e soprattutto sono tutti molto molto differenti. Vediamo anche quest'altra serie di colori che servono appunto per facilitare anche nel momento della ricerca dell'uncinetto giusto per il proprio lavoro. Il numero dell'uncinetto è non stampato ma inciso all'interno ed è veramente uno spettacolo poterlo lavorare, è davvero davvero molto facile e stanca molto meno la mano. Benissimo, come sempre le parole sono eccessive quando c'è uno strumento di questo genere che parla davvero davvero da solo. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi raccomando di iscrivervi al canale, di condividere i video e soprattutto di mettermi anche nei commenti come utilizzate voi l'uncinetto, a coltello o a penna. E sicuramente ci vediamo al prossimo video. Ciao!